Pace bene, il 28 febbraio oggi e noi al nostro appuntamento con la santità ricordiamo il beato Timoteo Trojanowski. Ascoltiamo la sua storia. Stanislav Antoni nasce il 29 luglio del 1908 nel villaggio di Sadlovo, in Polonia, da una famiglia povera. Giovanissimo, quindi, dovette lavorare frequentando molto poco la scuola primaria. Il 5 marzo del 1930 entrò nel convento dei frati minori conventuali a Niepokalanov, dove svolse tutta la sua vita religiosa ed il 6 gennaio del 1931 iniziò il noviziato con il nome di Timoteus. Fece la professione semplice il 2 febbraio del 1932 e quella solenne l'11 febbraio 1935. Lavorò nel reparto spedizioni della rivista Cavaliere dell'Immacolata, fondata dal superiore del convento, padre Massimiliano Maria Kolbe, nel magazzino di rifornimento e nell'infermeria, dove si dedicava ai confratelli ammalati. Maturò il desiderio di diventare missionario e lo comunicò al suo superiore, dicendo: «Ovunque e in qualsiasi momento a disposizione della volontà di Dio». Frate disciplinato e fedele alla sua vocazione, godeva di grande fiducia da parte del suo celebre superiore, padre Kolbe. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il 14 ottobre 1941 venne arrestato dalla Gestapo con sei confratelli e prima venne rinchiuso in prigione a Varsavia, dove poté dedicare molto tempo alla preghiera, infondendo coraggio agli altri ed offrendosi sempre per i lavori più pesanti. E poi nel campo di concentramento di Oswiecim con il numero 25.431. Anche qui, destinato ai lavori più pesanti, sopportò sempre con estremo coraggio la fame, il freddo e il duro lavoro. Non si perse mai d'animo e incoraggiava gli altri a confidare nella protezione di Dio. Il freddo gli causò una polmonite che lo portò alla morte nell'ospedale del Lager il 28 febbraio del 1942. Venne proclamato beato da Giovanni Paolo II il 13 giugno del 1999 a Varsavia, insieme agli altri 108 martiri polacchi del nazismo. Quella del beato Timoteo è un'altra storia, come tante, io lo ripeto, che stiamo incontrando, di santità vissuta all'interno dei campi di concentramento. Le storie sono molto simili, la tortura, la violenza e questa fede che muove i suoi passi in un territorio nemico, come è quello del cuore umano, quando si chiude alla bellezza della dignità stessa dell'uomo, immagine di Dio. Che cosa ci può dire il beato Timoteo? Lui è stato santo in un contesto veramente difficile da vivere. Allora guardiamo i nostri contesti. Noi a volte ci sentiamo schiacciati dall'ambiente in cui siamo. Può essere la famiglia, il luogo di lavoro, può essere una comunità religiosa. È come se fossimo in un piccolo lager, ci sentiamo vittime di violenze, di piccoli soprusi o di una libertà che ci viene privata. Il beato Timoteo però ci racconta di una storia in cui la libertà era veramente negata e non solo quella, anche la dignità di essere umano nei suoi bisogni più elementari, come quello del mangiare, del bere, ma anche come quello di un sorriso. Allora il beato Timoteo, insieme a tutti questi santi che hanno dato la loro vita nei campi di concentramento, un po' ci rimproverano e magari ci dicono: apprezza quello che hai, non ti lamentare, perché noi siamo stati peggio e nonostante tutto abbiamo mantenuto il sorriso e abbiamo testimoniato Cristo. Siamo invitati anche noi a fare lo stesso con un po' di allegria, visto che per quanto brutta possa essere la nostra situazione, è difficile che sia brutta come quella di un lager. Pensiamoci bene.
Allora chiediamo la sua intercessione e preghiamo insieme. Beato Timoteo, prega per noi.